in ricordo delle vittime sul lavoro. Ricevute 3 delegazioni a Palazzo Lascaris. Il sigillo della regione al Sermig. In apertura della seduta dell'11 ottobre, il Consiglio regionale ha commemorato le vittime degli incidenti sul lavoro. L'Assemblea ha poi nominato i 3 componenti del CORECOM, Comitato regionale per le comunicazioni, ed effettuato altre nomine di competenza. Il Consiglio ha inoltre approvato all'unanimità l'adesione della Regione alla Fondazione Donazione Organi e Trapianti Onlus e lo schema di intesa con la Regione Lombardia sull'Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di Irrigazione e Bonifica, con sede a Novara, oggi commissariata. Nella pausa dei lavori sono state ricevute 3 delegazioni. Nel corso della seduta sono stati discussi e approvati diversi documenti di indirizzo, di cui 4 per favorire gli investimenti sulla banda larga in Piemonte e 1 sulla liquidazione del consorzio di garanzia Eurofidi. In copertina! In occasione della 66esima giornata nazionale delle vittime e degli incidenti sul lavoro, celebrata domenica 9 ottobre, l'Assemblea di Palazzo Lascaris ha commemorato chi ha perso la vita in Piemonte, dove nel 2015 le morti bianche sono diminuite rispetto al 2014. Il Consiglio regionale ha poi voluto ricordare anche gli imprenditori, artigiani, operai e disoccupati che hanno scelto di togliersi la vita per situazioni debitorie insanabili o per aver perso tutto a causa della crisi. Dopo la lettura dei nomi delle vittime, l'Aula ha osservato un minuto di silenzio. Qual è la situazione degli infortuni sul lavoro in Piemonte? Sì, noi abbiamo visto negli ultimi 4-5 anni un lieve calo degli infortuni sul lavoro in Piemonte. Adesso per il 2015 abbiamo registrato circa 48.000 infortuni sul lavoro e 87 purtroppo sono stati infortuni mortali nel 2015, quindi ancora un numero considerevole, un numero a cui diciamo prestare attenzione, e infatti sono moltissime le attività di prevenzione che mettiamo in atto come INAIL insieme ad altri soggetti pubblici. Cerchiamo di innovare anche nelle attività con iniziative che provengano dal territorio, dalle parti sociali, piuttosto che dalle associazioni di categoria, dagli enti bilaterali o anche dagli altri enti pubblici, per cercare di coinvolgere tutto il mondo del lavoro, tutto il mondo industriale a favore della tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro, quindi a tutela del lavoratore, per evitare che appunto avvengano altri accadimenti o comunque diminuiscano gli accadimenti infortunistici. Quali sono le iniziative dell'ANMIL per prevenire gli infortuni sul lavoro? Noi andiamo nelle scuole perché abbiamo visto che specialmente le scuole elementari sono i bambini recepiscono di più, primo, seconda cosa parlano con i genitori, che invece nelle scuole superiori abbiamo visto che purtroppo il dialogo con i genitori, quindi non c'è un passaggio di notizie dal ragazzo ai genitori, perché oggi per prevenire veramente, da modificare il numero degli iscritti, da farlo scendere a una cifra, diciamo così, ci vuole cultura della sicurezza, perché se non si ha una cultura della sicurezza non si riuscirà mai a abbassare a una cifra gli infortuni sul lavoro, gli incidenti mortali. E allora per questo che l'unica strada è quella lì che abbiamo visto, sperando che un giorno lo Stato lo faccia mettere come materia antifortunistica nelle scuole. Nella pausa dei lavori, i vicepresidenti del Consiglio regionale e l'assessore regionale alla sanità, presenti numerosi consiglieri, hanno ricevuto alcuni amministratori comunali che sostengono la candidatura dell'area industriale dismessa dell'ex Stars a Villa Stellone per la costruzione del nuovo ospedale della zona sud di Torino, in sostituzione di quelli di Chieri, Moncalieri e Carmagnola, destinati alla chiusura. Il presidente della Commissione Industria, insieme a molti consiglieri e all'assessore al lavoro, ha inoltre ricevuto 2 delegazioni che hanno chiesto, rispettivamente, chiarimenti sui criteri di appalto delle mense del presidio Giovanni Bosco di Torino e delle scuole di Chivasso e notizie sulla riapertura dei supermercati Mercatone 1 di Mappano e Brandizzo e sul futuro dei lavoratori. Con la lettura del telegramma inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per celebrarne l'opera e l'impegno, ha avuto inizio il 7 ottobre nell'aula di Palazzo Lascaris la cerimonia di consegna del sigillo della Regione Piemonte 2016 al Servizio Missionario Giovanile Sermig. In considerazione dell'impegno e della dedizione profuse nell'interesse di persone in difficoltà e dei giovani, attività realizzate anche al di fuori dei confini regionali e nazionali in Brasile e in Giordania, dove sono stati creati altri arsenali.
A consegnare nelle mani di Ernesto Olivero, fondatore e anima del SERMIG, la massima onorificenza piemontese, sono stati i presidenti del Consiglio e della Giunta regionale. Ogni volta che il SERMIG riceve un'onorificenza, certamente un senso di gratitudine ci prende, però non la sentiamo nostra, la sentiamo di tutta quella gente che ormai da oltre 50 anni crede che il mondo si può cambiare, crede che il mondo abbia bisogno del contributo di ognuno di noi, quindi anche del SERMIG e dei nostri giovani. E con questi sentimenti noi ringraziamo di cuore tutti i consiglieri, tutte le persone che hanno accettato di firmare e prima di tutto il presidente Laus che ha avuto l'idea che questo avvenisse e naturalmente con il placito di Sergio Chiamparino e di ognuno di voi. Grazie. Nell'occasione dell'assegnazione del sigillo, nel cortile d'onore di Palazzo Lascaris sono state esposte tre opere scultoree dell'artista Victor Lopez, all'interno di un progetto curato da Patrizia Bottallo e realizzato dall'Associazione Martin. E ringrazio Mauro Laus che ha creduto nel progetto, Victor Lopez Gonzalez che con me ha creato il progetto, che non consta soltanto nell'installazione di semplici sculture, ma nel messaggio di un fenomeno che ci sta coinvolgendo, che è l'umanità in transito, cioè le migrazioni, di cui una parte sarà esposta con inaugurazione il 20 di ottobre al Museo di Arti Orientali di Torino, il MAO, e una parte importantissima entra capillarmente nella città con un ciclo di manifesti che da manifesti pubblicitari si trasformano in opere collocate in giro per la città. Grazie all'organizzazione che si chiama Martin, Martini Arte Internazionale, che coordina il progetto.